Buongiorno cuori merda e bentornati con un nuovo video. Con me abbiamo sempre il nostro carissimo amico ventilatore che oggi mi fa questo effetto un po' VIP, un po' non lo dico, un po' Baywatch con questo cappello al vento. E oggi riprendiamo con una rubrica che abbiamo in realtà iniziato da poco, che è quella delle fiabe giapponesi. E oggi ve l'ho voluta riportare perché avendo acquistato questo libro di fiabe giapponesi, chiaramente me lo sto leggendo per curiosità, no? E ho veramente bisogno del vostro aiuto perché non capisco se sono io che non le capisco o se veramente sono fiabe che boh, che cosa avranno voluto dire. Perché nel nostro concetto occidentale la fiaba è quel racconto che va fatto ai bambini per lasciare un segno, per insegnare qualcosa, per avere uno scopo, lasciare un messaggio. E io ne sto leggendo diverse, e in tutte non è proprio così scontato il significato che debba avere questa fiaba, no? Quella di cui vi vado a raccontare oggi è la fiaba di questa volpe, di questa kitsune, che praticamente la scena, la storia parte con questa povera volpe che è intrappolata ormai da giorni ai vertici di questa montagna che non riesce a scendere al villaggio per procurarsi cibo in quanto nevica e questo gli impedisce di arrivare fino al villaggio vicino. Nell'unico giorno in cui ormai comunque diciamo la situazione era abbastanza stabile, decide di avventurarsi giù per questa montagna e di andare quindi alla ricerca del cibo. Il problema qual è? Che arriva a un punto in cui veramente è stremata le forze perché sono giorni e giorni che non mangia. Costeggiando la riva di questo fiume per giungere poi al villaggio più vicino, la volpe incontra una lontra. Questa lontra sembra conoscere la volpe e infatti hanno una sorta di dialogo che fa pensare che abbiano veramente un rapporto amichevole le due, no? Ciao lontra, come stai? Da un sacco che non ti vedo. Già, è un sacco che non ci vediamo, volpe, allora come va, come non va? Sai, sono giorni un po' difficili, c'è stata tanta neve, io non scendo al villaggio da giorni. In quel momento la lontra comunque aveva un bel pesce in bocca e al che la volpe gli chiede, vedo che tu hai questo bel pesce in bocca, non è che riusciresti in un qualche modo. Cioè, non è che possiamo fare a metà, perché io sono veramente un sacco di giorni che non mangio e non sono sicura di riuscire ad arrivare al villaggio per rifocillarmi. Penso di aver bisogno di mangiare qualcosa prima. E così fanno, quindi dividono questo bottino e lì sembra andare tutto bene. Se non che la volpe, che oggettivamente non è che sia proprio un animale stupido, cosa fa? Pensa, come l'ha avuta la lontra questo pesce bello grosso, l'ha pescato. Se mi faccio insegnare come si pesca, posso non morire più di fame. In un altro momento in cui ci sarà la neve, ci sarà qualcos'altro che mi impedisce di arrivare al villaggio più vicino, io potrò avvicinarmi al fiume e procurarmi da solo il cibo. E quindi la volpe chiede alla lontra di insegnargli come si pesca, specialmente col lago ghiacciato. Lontra decide di spiegarglielo, ma di mentirle spudoratamente. E quindi le racconta: guarda, ti basterà trovare un buco nell'acqua in cui potrai inserire la tua coda solo dopo aver attaccato ad essa un ferro di cavallo. La volpe, che per natura non sa pescare, non sa come funziona, chiaramente si fida e se ne va via tutta bella felice di aver imparato questa tecnica. Quindi decide di non avventurarsi fino giù al villaggio, ma di sperimentare quello che la lontra le aveva insegnato. Quindi il giorno dopo scende verso il fiume, cerca, arriva in un punto che è vicino a un'abitazione. E si ferma proprio lì perché vede che appunto nel fiume c'è questo buco che le consente di inserire la coda. Il ferro di cavallo se l'era già procurato, quindi è giunto il momento di provare.
si lega appunto il ferro di cavallo alla coda, immerge la coda nell'acqua ghiacciata, sottolineo acqua ghiacciata, e succede che dopo un po' sente toc, uno strattone, come se qualcosa si fosse attaccato. E la volpe subito pensa: ho preso un pesce, fantastico! Dopo un po' sente un altro tuk e pensa: ho preso un altro pesce, fantastico. Passa ancora un po' di tempo, sento un altro tuk, fantastico, addirittura ne ho pescati tre, è la prima volta, riuscirò a mangiarci, meraviglioso. In quel preciso istante, come detto prima, quel tratto di fiume costeggiava comunque un'abitazione e la volpe sente che gli abitanti di quell'abitazione iniziano a svegliarsi e escono di casa. Lei quindi, in tutta fretta e furia, vuole tirare via la coda e scappare via col bottino, prima che la vedano. Tenta di tirare la coda fuori dal buco e la coda non esce. Prova più forte e la coda non esce. Prova ancora più forte e la coda non esce. In compenso escono i proprietari dell'appartamento, della casa che c'era lungo il fiume. E la moglie chiama immediatamente il marito dicendo: c'è una volpe, mandiamola via. Perché ha saputo che mangiano bestiame, raccolto, eccetera. Al che il marito prende questa grossa pala e si avvicina alla volpe per mandarla via. Fortunatamente, invece di colpire la volpe, colpisce il ghiaccio e quindi lei riesce a togliere la coda dall'acqua e a correre via. Una volta corsa via, ha la speranza di aver pescato, perché mentre correva non ci ha guardato, aveva cose più importanti a cui guardare, no? Si guarda la coda e vede che attorno al suo bellissimo ferro di cavallo non c'è nient'altro che ghiaccio. E la storia si conclude così, con lei che capisce che non si pesca con la coda un ferro di cavallo e in un lago ghiacciato. Se vogliamo trovare una morale, devo per forza tirare fuori un detto modenese che mi ha rivelato un mio carissimo amico, ciao Filippo, che dice: amica amica amicum cas. Traduco: amici amici amici. Niente. Questa è l'unica morale che io effettivamente riesco a tirare fuori da questa storia. Che è un po' un guardati dagli amici, trova amici sinceri, ma è molto velata comunque, cioè non è così palese secondo me. Non lo so, sono un po' strani anche sotto questo punto di vista i giapponesi. Non è proprio una storia che dici: ah, boh, è palese che devi guardarti bene dagli amici. Perché di solito in queste storie noi occidentali ci mettiamo sempre anche una contrapposizione di un qualcuno che magari non sembrava proprio amichevolissimo e alla fine si dimostra più amico di quello che sembrava amico. Invece qui manca completamente questa cosa. Quindi i giapponesi sono talmente intelligenti che anche a 4 anni capiscono la morale, oppure la morale non è così semplice da capire. Non lo so, ed è qui che intervenite voi. Secondo voi questa storia ha solo questa morale? Ci sono altre morali che io non ho capito? Secondo voi è una morale abbastanza esplicita? O come siamo abituati noi occidentali, magari l'avremmo allungata un po' di più? Ma mettendoci anche qualcun altro che inizialmente non sembrava amico, ma poi in realtà si dimostra amico, perché non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate. E soprattutto, vi piace questa cosa delle
delle fiabe. Secondo me è interessante anche capire come vengono fuori, con che tipo di mentalità crescono i bambini giapponesi. Quindi secondo me è un argomento interessante. Però ditemi voi, se vi piace lo manteniamo, se non vi piace, ho preso un altro libro per niente. Con questo vi saluto e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!